foto per Sose. Andiamo da Sose. Ed eccoci qui. Mamma mia, oggi carichissimi. È una giornata splendida e niente può andare male nelle nostre incredibili avventure in questo universo. Il vostro Sose oggi è così ottimista. Vero Mano? Anche Mano è ottimista. Niente può andare storto. E sono svociato. Cazzo. Eccoci qui, incredibile. Mamma mia, guarda quanto siamo carini insieme. Damn. Oh, salutiamo il cameraman, incredibile. Ed eccoci qui in un video tranquillo dove parleremo di cose molto belle, vero Sus? Sì, sono stati oggi molto allegri. Ecco, bravo Sus, che specifico. Eccoci qua, carichi e tranquilli. Questo è il nostro logo incredibile. Oh, e siamo contenti di dire che finalmente tutti e quattro gli episodi di Girls on the Road incredibile sono usciti e noi siamo contenti. Incredibile. E adesso parleremo di progetti incredibili. Che c'è, camera? Che ti allontani con la telecamera? È arrivata una notifica. Chi è che manda le notifiche? È il vostro scheletro. È Sus incredibile. C'è un simbolo di un bruco. Camera, metti subito il video. Camera, metti il video. Gnam, 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 gnam. Finalmente il momento è arrivato. Eccoci qui, quello che resta della Santarena. Guardate quanto sono belli i miei Eva. Gli ho deciso di chiamarli Alfa e Omega. Li ho chiamati Alfa e Omega perché sono l'inizio e la fine di tutto. Non è rimasto molto in questa Santarena dopo lo scontro tra quel maledetto Asso e Babbo. Pace all'anima sua. Ma guarda un po' chi si vede. Pinco pallone. Ancora qui siete a proteggere questo inutile luogo. Tranquilli, il vostro Alessandro il Bruco vi farà un favore oggi, perché dobbiamo aspettare degli ospiti incredibili. Quella inutile Befana, vi ho fatto campare un po' di più nonostante il vostro potere natalizio fosse quasi finito, quindi mi dovreste ringraziare, quindi adesso prenderò il controllo di questo luogo, capito? Bingo pallone. A quanto pare è arrivato il momento di testare le mie creature. Forza Eva, distruggete queste inutili merde. Guarda come sono giganteschi! Forza Eva, distruggete queste inutili cose e ridatemi il controllo di questo posto! Semplicemente distrutti! Complimenti, Alfa! Non sono di molte parole come me! Forza Omega, distrugge Pinco Pallone! Pinco, bango, bango, pinco, pinco, pinco pallone! Guarda la potenza! Distrutti queste inutili cose che non servite più un cazzo. Guardate la dominazione, guardate Omega l'ha lanciato via. Che dici, mio misterioso camera, mi sei soddisfatto? Incredibile, guardate, incredibile. E a quanto pare ci sono altri ospiti non indesiderati. Forza Truccio, ti sto aspettando. Hai finito di commettere reati terribili, assassino, hai fatto un rito proibito per evocare questi cosi. Sono cose che neanche nel Godoverse potevano essere ammesse. Criminale e assassino, RT, dobbiamo fermarlo, non possiamo permettergli di fare altri danni. Povero Truccio,
Evidentemente i viaggi del Dalgodaverse in questo universo ti devono aver fuso quei pochi capelli che ti sono rimasti. Non hai speranza di sconfiggerci. Un momento, RT, fermali. Io cercherò di eliminare lui. Fa RT. Trucio potere. Non hai speranza. Trucio potere. Perché non funziona? Povero Trucio, sei diventato vecchio ormai. Non è possibile. Aumento. Come fa? La benedizione dell'abisso lo deve aver aiutato. Non mi dovete disturbare perché io sto aspettando i tanti veri ospiti, non voi coglioni. Trucio, no. Povero Trucio, la Cry non è più un problema ormai. Semplicemente perfetto. Cameraman, filma queste disgrazie. Mandiamo questo bel video ai nostri cari amici Osso e Pianta, che li stiamo aspettando. E vedete di portare quelle cinture. Ci vediamo presto. In via. Sua maestà, purtroppo è arrivato il momento. Sua maestà, mano, tutto bene? Vedo nervosa mano, i suoi amici sono stati sconfitti da quel bruco di merda. Insomma, sta, dobbiamo scappare. Non scapperemo, no, sus, non scapperemo. Già abbiamo passato le ire dell'inferno con Babbo e la Befana, che poi la Befana era lui, quindi sempre stata colpa sua. Ma ha detto Alessandro il bruco, sus, dobbiamo andare a indagare. Sta, è pericoloso, gliel'avevo detto. Il finale dello show di non andare, di non dare retta a questo bruco è malvagio, è malvagio. Calmo, stai parlando del God Champion, il vostro scheletro, e il Lude Champion, sus. Sta, non è una buona idea, anche Mano lo sta dicendo. Mano mi sembra molto più agguerrita di te. Mano vuole andare a dare una lezione a quel bruco di merda. Vostro sus... è preoccupato, succhiate. Sus, preparati, è il momento di andare. Cameron, vieni con noi. Mano, sei pronta? Alessandro il bruco, the day è arrivato. Stiamo arrivando. Sus, andiamo. Che cazzo, però? Andiamo, sus. Ma poi che sta filmando? Sta filmando? È rimasto la telecamera accesa. Mi servo su Rankowski, non capisce. Comunque, tu sei un artista pessimo, sei un pessimo mago, scandaloso. Però Rosso Rankowski è la scatola. Guardate la scatola. Ho riflettuto molto nella scatola, ma fumba. Forse sono stato un po' troppo, come dire, violento nei suoi confronti. Il vostro Rankowski, professore Rankowski, forse vuole mettere fine a questa nostra rivolta. Quindi chiedo perdono al vostro pessimo mago, quindi perdonerai il vostro Rankowski, scandaloso. Ma tu di no, è confuso! Cosa fai? Oh!
ti perdonerò mai per quello che hai fatto alle mie opere, maledetto mago di merda. Maledetto mago. Maledetto. Mi dispiace se poi pensavo che Vosone Kowski dimenticasse quello che ha fatto questo mascalzone scandaloso scandalo. Ed è il minimo che gli ho dato una secchiata. Penso che lui è un pessimo mago e spazzatura scandaloso scandaloso. L'ho colpito con una spazzatura, guardate, non è finita. Non è finita. Dai, se adesso tu la pagherai per quello che... Dov'è la mia arma? Eccola qua la mia arma. È il momento di parlare. Dove sono le mie opere d'arte? Maledetto, 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 maledetto. Mi fai molto male. Dove sono le mie opere d'arte? Scandaloso. Tu non mi abbia... Non ho idea dove sono le opere d'arte. Volevo capire che fosse la causa che era ricerca delle sue opere d'arte che sono state sparite a questo padre, maledetto. Dammi le mie opere d'arte! Oh, io sono sparito in montonina, non so niente! Maledetto, lo continuerò, maledetto! Dove sono le mie opere? Non lo so, ti mi fai molto male! È svenuto questo scandaloso scandaloso, neanche sa subire un po' di colpi, questo maledetto! Ascoltami, alzo le orecchie! Ascoltami bene, e vostro Rekowski avrà l'informazione che vuole per avere le mie opere indietro e ti sfida ad un incontro, visto che a quanto pare ci sarà un evento di incredibile di combattimento. Il vostro Rekowski ti sfida in un incontro arte incredibile contro magia. Rekowski contro di te, scandaloso. Rekowski è una persona d'onore nonostante tutto. Tu mi dirai dove sono le mie opere d'arte e io forse ti dirò che ha rapito tua sorella, che so che ti interessa, maledetto. Scandaloso. Quindi vedi di presentarci quando sarà l'evento. Vedremo se la vera arte o la magia vincerà. Fosso Rekowski vi saluta e ci vediamo all'incontro e vedi di riprenderti. Quel video era vero, su questa qui è successa una strage, la Santa Arena è praticamente mezza distrutta e tutti i tizi sono mezzi capo. Insomma, stavo paura. Hai ragione, Sus, hanno distrutto tutto qua. Dov'è quel maledetto bro? Alessandro il bruco. Eccolo, Sus. Ci vediamo dopo tanto tempo, dove sono Trucio e gli altri? Parla, maledetto bruco! Li ho buttati nella spazzatura dove loro giusto posto! Mano, se fossi te andrei a correre dai tuoi amici dell'Ucraina! Mano, vai tranquilla, vai a recuperarli! Ci penseremo noi qui, o almeno ci proveremo, vai Mano! Dammi una ragione, bruco, per non eliminarti subito! Su, stassi attento, non è che c'è un motivo se è così tranquillo questo maledetto bruco, sono terrorizzato. Sus, dobbiamo agire subito adesso che è solo e non ci sono quei cosi brutti, non posso scherzare. Ma pensavi veramente che fossi solo, razza di idiota? Su, stassi attento. Non riesco a passare. Sto bene! Vosso scheletro, il Godo Champion non si farà battere da questo specie di brutto coso che è proprio uno scheletro! Adesso l'avete capito! Sono molto più speciale di quel che sembra! Sono messo alle sue spalle! No, bel tentativo il vostro scheletro! Sus, stai indietro! Insomma, non posso fare niente, non ho potere, non ho niente! Ti proteggerò io, Sus! Sei proprio inutile, pianta, a lasciare il tuo povero amico 2-1. Bruco, sto arrivando. Adesso arrivo. Di nuovo questo coso. Perfetto, Omega, lancialo via. Lasciami stare, maledetto. Mannaggia, non ho Godo per fare la trasformazione, Shush. Sono stella, prego, ci ritiriamo.
ci penso nemmeno su questo vostro scheletro. Se fossi in voi starei calmi, non notate niente di strano. Mi hanno soltanto colpito due volte, eppure quel poco di godo che il vostro scheletro possiede è prosciugato. Insomma, sta, per favore, stia calmo. Alfa Omega, prendete le cinture, forza, lo so che le nascondete nelle vostre inutili tasche, forza, prendetele. Eccole qui, dovete sapere che il vostro Alessandro Bruco non piace perdere. L'altra volta vi ho detto fortuna, ma questa volta il vostro Alessandro Bruco ha in mente una cosa molto divertente. Voi volete delle risposte e voglio distruggervi lentamente, come giusto che fanno gli assassini come il vostro Alessandro il Bruco. Quindi voi mi metterete in palio con queste cinture immeritate contro Alfa e Omega in un bellissimo match di coppie, capito, pianta? Insomma, sta, per favore, sta bene, insomma, sta. Quel poco godo che avete è risucchiato dal Dolfo e Omega. Se non aumentate di godo, quel poco di godo mi verrà risucchiato dopo due colpi. E tu, pianta, non ti senti inutile a vedere il tuo scheletro che viene colpito e non hai fatto niente per impedirlo? Sei proprio una pippa. Come ti permetti, Bruco? Il vostro sus non... Non sai controbattere, perché la verità hai paura. Meglio, sarà più facile per me distruggervi. Ci vediamo presto, questo ce ne portiamo via noi adesso. Grazie ragazzi che ci avete aiutato nonostante i nostri passati un po' sus. Somestà si è ripreso, somestà. Se ne sono andati, questo è quel bru. Somestà, se ne sono andati, hanno portato via le nostre cinture e ci hanno lanciato la sfida. E io sono. Il vostro sus si sente una merda perché non è riuscito a fare niente. Il vostro sus ha paura di quel coso e non è riuscito a diventare una spada, sus. Perché abbiamo pure poco godo. E il vostro sus è triste, molto triste. Sus, non ti abbattere, sus. Dobbiamo accettare la sfida, sus. Somestà, io sono inutile. Ha fatto tutto lei. E guarda com'è finita la situazione. E non posso fare niente. Ho paura e abbiamo poco godo. Sus, stai tranquillo. Accetteremo questa sfida perché quell'infame di un bruco sa delle informazioni per dei nostri compagni. Dobbiamo sapere delle informazioni da qualcosa. E non si rifiuta mai una sfida quando sei il godo champion e il lewd champion. E ballo nonostante la situazione di merda. Somestà, non credo. Scappiamo. Sus, no, non si scappa. Ragazzi, ci siete voi tutti? Vinco, pallone. Ah, vi siete ripresi tutti. E allora accetteremo la tua sfida e metteremo in palio il nostro titolo incredibile. Il vostro scheletro incredibile. Il godo champion e il vostro il sus, il lewd champion. Somestà, siamo ancora in tempo per scappare. No, non scapperemo, sus. Vi affronteranno te quei due cosi. Per aumentare ancora di più l'hype di questo nuovo incontro incredibile, ricostruiremo la Santa Arena. Ma non è tutto, perché il nostro scontro non avverrà in una normale Santa Arena, ma sarà la nuova, incredibile, Santa Arena 2.0 incredibile. E ci alleneremo, vero sus? Ho troppa paura. Sus è terrorizzato da quel bruco di mano. Non devi avere te, devi essere coraggioso come il vostro scheletro incredibile. Quindi ricostruiremo l'arena incredibile, ci alleneremo incredibile e ci vediamo presto, maledetti. Non è finita, perché il nostro incontro non sarà un normale incontro, perché vogliamo distruggere davanti a tutti, quindi ricostruiremo la Santa Arena e promuoveremo il primo evento incredibile a tema Godovers incredibile, perché il nostro incontro si terrà a un evento che chiameremo Godomania. E quindi preparati, perché il main event sarà il vostro scheletro su scontro di voi. Ci vediamo presto, andiamo a allenarci e qui dobbiamo ricostruire l'arena. Andiamo, paio incredibile, ci vediamo presto, maledetti. Sei entrato così? Ma com'è possibile, scusa? Ma stiamo guardando! Sei entrato tante telecomunicazioni, ma guarda tu! Ma guarda tu, però! Non so che cosa dire, Faber, cosa suggerisci? Picciotti, questa è una situazione seria! Non so che cosa vi devo dire! Dobbiamo stare in allerta e cercare di stare calmi! E qui potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro! Not beautiful! Oh, scary! Ah, dobbiamo stare attenti, picciotti, mi sto preoccupando pure io. Prendete tutte le armi e proteggetevi. Stiamo allerta.
È vero, purtroppo non si può sapere nulla. Io ho paura, onestamente. Dai, cerchiamo di stare allerta. Mamma mia, però, dai. Che ansia, perché sono andata alla comunicazione? Eccoci qui. Fate bene a preoccuparvi. Non avete idea della sfida che vi attende. Pezzo di merda! Ancora tu! Che ti ha dato il permesso di entrare qui, maledetto! Signor Faber, ma questo è pericoloso! Guarda sto pagliaccio, è di nuovo entrato qui dentro! Pagliaccio sarei tu, coglione! Scimmia dislessica! Che non sei altro! Non avete idea! Siete divertiti tanto durante quella vacanza! Pure io mi sono divertito a rompervi i coglioni! Il pullman in realtà c'era. Sono stato io a manometterlo e avete dovuto pagare il taxi. Come mi diverto. Tanto quella sarà l'ultima volta che farete un Godverse on the road. La prossima volta on the road la farete schiacciati da qualche camion. Guarda, sto bastardo, come si permette? Klaus, cosa pensi? Not beautiful. Perciò come sta salendo i nervi alla testa? Avete capito? Signor Faber, sia calmo, però insomma, neanche troppo calmo. Pure io mi sta sul cazzo questo coso. Vedo che mi avete accerchiato. Dovrei avere paura di voi. Pensate che io sia solo, eh? Ma se con qualcun altro, per aspettarsi. Not beautiful. Aspettarsi, maledetto. Tranquillo, tanto non sei l'unico animale di questo circo. Ovviamente, oltre alla scimmia dislessica. Ma guarda, sei presa con me, sto coglione. Coglione sarai tu. Vieni a me. No, non ci credo. È impossibile. L'hai tenuto tutto per tutto questo tempo? Allora, che fine ha fatto questo? E questa è la fine che ti meriti, capra! Allora, che ne pensi della forza del Gabsauro? Maledetto. Devo aver fatto qualcosa a quell'altro coglione per avere questo Gabsauro. Picciotti, qui si mette male. Voi siete messi male di me, però, mannaggia. Mi arriva la notizia dall'ultimo minuto. Ho ricevuto una comunicazione da Alessandro. Ci sarà un evento incredibile con tante sfide. E guarda caso, adesso io ti proporrò una sfida per l'onore dei tuoi amici, dei tuoi compagni. Tu, stupida capra, dovrai affrontare il Gabsauro in un duello. Maledetto. Va bene, allora accetto. Tanto mo' mi hai preso di sorpresa, ma quando sono in forma 100% e ora ti sei aperto contro di lui. Non ho perso neanche contro il suo padrone, quindi non potrò certo perdere contro lui, capito? Hai tanto lo sbruffone, ma saremo noi a ridere alla fine. Addio, capra. Andiamo, Gabsauro.